E what a tutti ciurma e benvenuti da Jigrina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa e la volta ancora più scorsa Atreus fondamentalmente ragazzi si è arrabbiato con tutti quanti, se l'è presa, è fuggito e si è ritrovato appunto a casa a Midgard e lì ragazzi in preda un pochettino alla confusione si è detto ma adesso dove vado, che faccio, io in ogni caso devo cercare di fermare la profezia che annuncia la morte di mio padre comunque. E alla fine avanzando ci siamo ritrovati a quella che era la casa di Freya con la sua tartaruga gigantesca che per fortuna siamo riusciti a salvare perché sennò sarebbe morta di freddo. Fatto sta che una volta lì ragazzi Atreus è stato raggiunto dai corvi di Odino e lui quindi si è convinto ad andare ad Asgard e quindi è proprio lì che ci siamo ritrovati ragazzi, proprio ad Asgard dove abbiamo dovuto compiere l'incredibile impresa di scalare il muro di Hrimthur, un muro ragazzi veramente gigantesco che è stato eretto proprio per evitare che magari gli umani andassero a disturbare tra virgolette la vita degli dei che sono al di là del muro. Però Atreus ci è riuscito, è stata una cosa veramente molto figa, però una volta arrivati su siamo stati accolti non in maniera molto amichevole da un certo Heimdall, credo che si chiamasse, che già sembra essere ragazzi un pochettino ostile, nonostante comunque Atreus gli abbia detto guarda che sono stato comunque convocato da Odino, non è che sono venuto qui a caso. Però adesso non ci resta che vedere che cosa succederà, che cosa davvero sta pianificando Odino, perché Odino ragazzi lo sappiamo ha sempre secondi fini, non fa mai niente per niente, ha sempre qualcosa in mente. Di qua Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn, ma tu sei Heimdall. Ovviamente. Ok, è proprio lui ragazzi e quindi l'ultima volta ci eravamo salutati qui perché non volevo magari poi incappare in cazzino situazioni che non puoi mettere in pausa verso la fine del video, quindi ho detto riprendiamo da qua direttamente nel prossimo episodio. Infatti eccoci qua ragazzi. Sentiti, vediamo. Sentiti libero di goderti lo splendore di Asgard, è cosa rara per i forestieri, soprattutto se giganti. Eh sì. Già, perché non trafogare subito qualcosa? Farai una gran figura con i padroni di casa. Ma che ne so, era qui. Perché lasciarlo qui allora, scusa. Ora vieni con me sulla piattaforma, al padre di tutti non piace aspettare. Va bene, quindi mi sta aspettando, ovviamente già sa. Colui ragazzi sa sempre tutto. Uno spione attaccato alle chiappe. Come sai che ho delle domande? È il mio lavoro. Su, chiedi. Che lavoro fai? Proteggo il regno che amo dai guai. E credi che io li porti? Mi conosci appena. E vedo che sei bramoso di farti valere. Anche troppo. Forse a causa di una figura paterna ingombrante di cui non sarai mai all'altezza. Ci hai preso. E vedo anche che sei irrispettoso, supponente e impulsivo. Tu non mi conosci. Io aiuto le persone. Oh, sei qui per aiutare le persone. No, no. Tu sei qui per aiutare te stesso. Per manipolare e mentire a chiunque sia necessario per ottenere ciò che vuoi. Sei giovane, forse prima della scalata avevi ancora la voce da bimbo, ma hai un'anima contorta. Sei il caos in tenuta d'arciere. Guardo la tua bocca muoversi e vedo le città bruciare. Nulla di buono verrà dalla tua presenza ad Asgard. Detto ciò, se sei qui per aiutare il padre di tutti senza intenti malefici, possiamo considerarci alleati. Cioè, regà, ci ha letto un libro dalla A alla Z senza permetterci di proferire parola, non so se. E tra l'altro ci ha preso in pieno
sotto tutti i punti di vista, perché noi comunque sappiamo che Loki nella mitologia norrena è il dio dell'inganno, credo principalmente lo si definisca così. Quindi ci ha preso quando dice: per i tuoi fini saresti capace di mentire e ingannare chiunque per ottenere ciò che vuoi. Comunque Atreus è venuto qui, ragazzi, con l'intenzione un po' di fregare tra virgolette Odino, e per vedere di tenere sotto controllo questa situazione, vedere di poter fare qualcosa, sempre appunto però ingannando, no? Sulle intenzioni. Irrispettoso, supponente, impulsivo, cioè regà, gli ha fatto il ritratto principalmente, ha pure detto: sei giovane e pensi di poterci fregare, di poter venire qui e poterci fregare, però comunque alzo le mani, poi spetterà Odino, forse questo intende, vedere cosa fare con te e di te. Wow, cioè veramente pazzesco, ragazzi. Heimdall, colui che possiede il Gjallarhorn, Mimir lo ha definito pericoloso, un vero credente di Odino. Non ha fatto riferimento al fatto che sia un completo idiota o che sembra in grado di leggere le persone. È esattamente la sensazione che ho avuto io, ragazzi. Meno tempo passo con questo tizio, meglio è, certo, perché ha paura che riesca a leggerlo ancora più in profondità. Mamma mia, raga. Guto! Come sta il mio tesoro? Come sta il mio tesoro? Wow! Wow! Sorprendente quasi quanto Baldur che doma un drago. A Baldur non importava nulla delle ustioni. Beh, io preferisco la supremazia mentale. Domini onesto e leale. È bellissimo. Bellissimo. Wow! Sono tutti dei Aesir. Cosa? Pensi che tutti gli Aesir siano dei? Skjoldr ha detto che solo... Oh, beh, se te l'ha detto Skjoldr. Chiunque esso sia, deve essere un esperto in materia di dei Aesir, altro che il dio Aesir con cui stai parlando. Non sai molto sulla nostra cultura, vero? So tante cose. So che quel muro l'ha fatto un gigante. Un gigante? Il muro che tiene fuori i giganti? Rimtur, figlio di Tamur. So tutta la storia. Davvero? Voglio proprio essere deliziato con la versione revisionista della storia architettonica di Asgard. Quello è il palazzo di Odino. Palazzo? Credi che il padre di tutti necessiti di esibirsi come un capo tribù mortale? Credo di no. Quella è la grande dimora che il padre di tutti ha costruito con le proprie mani. Spiacente di deluderti. Vedi, okay. Il vero potere non si esibisce, emerge al momento giusto. Non sei d'accordo? Sì. Ehi, Helmet! Ecco un fantoccio da colpire. Ma... pensavo andassimo da Odino. Ma... vedi? Il fatto è che intendi qualcuno. Non ti lascerò nemmeno avvicinare al padre. Ecco qua, mi puzzava, ragazzi. Mi sembrava fosse troppo facile. In effetti. Per la miseria. Orbauta! Con quelle mosse è incredibile che gli Jotnar abbiano perso qualsiasi loro guerra. Ragazzi, ai, mi sono fatta colpire come una sciocchina. Ma... appunto, visto che sa leggere le persone, ha capito tutto, perlomeno quasi tutto, perlomeno quello che gli bastava capire, ragazzi, per ritenerci una minaccia in qualche modo. È stata una noia. Ora tocca a me. Vuoi far attendere il padre di tutti? È buffo, ma credo proprio di volerlo. Sì, ne sono sicuro, a dirla tutta. Ok, tocca a lui. Non credo sarà così semplice. Ma come fa? Oh no! Frecce! Che paura! Non così! Non mi impedirai di vedere Odino! Lo vedrai da dentro la tua tomba. Cosa? Ma non ha alcun senso! Davvero, tutto qui! Come sei sopravvissuto così a lungo?
E... Ah, che bravo! Se lo merita tutto! Tutto qui? Non hai niente, raga. Altro da mostrarmi, Jotun? Non posso fargli niente. Oh! Wow! Devo proprio dirtelo, Loki. Sono profondamente deluso da te. Non vale la pena che ti alzi da terra. Fantastico. Ehi. Atreus, però, alle spalle. Falla finita. Che ti piaccia o no, è ospite del padre di tutti. Io sento uno strano odorino. Fai un altro passo e vedrai che te ne pentirai. Davvero? E in che modo pensi di fermarmi? Guardami bene negli occhi. E dillo tu a me. Tu sei fuori di testa. Loki! Ce l'hai fatta. Eccolo. Ne sono molto onorato. Vedo che hai incontrato Heimdall. Lui legge la mente delle persone. Ah. Il ragazzo è falso, padre di tutti. Questo giovane, che è mio ospite, è coperto di fango. Mi spieghi perché? Ha intenzione di tradirti. È la verità, Loki? Tu mi vuoi tradire? Sto solo scherzando, è ovvio che voglia tradirmi, ehi. Heimdall, perché sarebbe qui altrimenti? Lui non ha motivo di fidarsi di me. Non ancora, ma ha da fare domande importanti. E io ho parecchie risposte da dare. Che ci fai qui? Puoi andare, vai. Volentieri. E tu va a darti una ripulita. Ma padre di tutti. Oh no. Tjahvat, Heimdall, perché non ti rilassi? Avevi intenzione di uccidermi immediatamente? Visto? Che c'è? Ancora non ti fidi? Vattene via! È molesto, lo so. È perspicace, ma a volte dimentica di pensare, capisci? Io devo andare adesso. Ah. Quindi tuo padre come ha reagito alla notizia che hai accettato il mio invito? Io non credo che dovremmo parlare di mio padre. L'ha presa bene, eh? D'altronde, tra la mia ex moglie e il mio ex collaboratore scontento, non ha certo una visione imparziale. Ma tu sei curioso, di mentalità aperta. È importante. Resta. Fate come se non ci fossi. Se devo essere sincero, Loki, sei fortunato che non abbia ritirato l'offerta dopo che hai liberato Tyr. Ma immagino che passare del tempo con lui sia già una punizione, vero? Almeno Mimir non ha mai perso il senso dell'umorismo. Dai, ormai è acqua passata. Voglio pensare al futuro. Ehi, ehi, ehi! Li voglio addestrati, non decapitati! Limitatevi alle zone sotto il collo, ok? È così che fate quando non ci sono? Padre di tutti. Regina Gna. Gli Ainerir sono pronti alla benedizione. Sono qui per questo, no? Ah, una nuova regina delle Valchirie. Wow. Gran soldati, gli Ainerir. Anche se tendono a uscire dal Valhalla un po' confusi. Per loro faccio il possibile. Li aiuto a ricordare chi erano in vita. È importante, non credi? Avere un'identità dà un significato alle cose. Moon Finnafen Rodgar. Moon Finnafen Gor. Moon Finnafen Diana. Okay. Ok, continuiamo. Sì.
scusate il silenzio, ragazzi, ma ovviamente non voglio in alcun modo disturbare i dialoghi. Ma sono... Ah, i libri, bene. Quelli sono per lui. So che leggi molto. Questi sono alcuni volumi della mia collezione personale. Grazie. Jorgen, spero non sia odore di funghi. Stavo dicendo, ragazzi, che sono abbastanza sgomenta, nel senso che... Non mi aspettavo che poi le cose andassero così. Intervenuto Thor, però Heimdall, ragazzi, a quanto pare, come avevamo capito, legge la mente delle persone. Quindi già aveva capito le intenzioni di Atreus, ma Odino vuole fidarsi nonostante tutto, anche se avrà i suoi motivi. Senti, apprezzo la tua offerta, ma non ho ben capito cosa ti aspetti da me. Al momento sei solo in visita, Loki. Una cosa alla volta. Può bastare, Carl. Con... tutto il rispetto. Devi sapere che sono qui per studiare, non per servire. Non mi serve proprio un altro servo. Mi serve qualcuno con voglia, curiosità, che sappia prendere l'iniziativa. Ha un bel aspetto, è brasato? Ma perché io? Perché sono metà gigante. Capirai, come Thor. Erland cerca di restare sveglio, intesi? Ok, ma... Senti, non pensarci troppo. Ho un progetto che credo ti interesserà. Un'ottima occasione di imparare per entrambi. Ma la mia famiglia, i miei amici. Devo sapere che nessuno si farà male. E perché dovrei fare del male? Se ti ricordi, è dall'inizio che voglio solamente una tregua. Senti, ora sei qui. Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Siamo quasi alla tua stanza. La mia stanza? Già, proprio qui. Entra e esci quando vuoi. Prendi ciò che ti serve e curiosa in giro. Non sei un prigioniero e, cosa più importante, io non sono tuo padre. Padre di tutti, serve il vostro intervento. Sif, non hai dato il benvenuto al nuovo ospite. Saluta Loki. È lui? Qui, a casa nostra. Che piacere. La mia diplomatica. Tutto bene nel nuovo Midgard? I profughi stanno bene. Il problema è con i nani. È tornato voi sapete chi. C'è sempre qualcosa. Appoggia quei libri. Dobbiamo vedere un altro posto. Sì. Sif, chi è invece? L'incontro con Sif è stato poco piacevole. Era così gelida nei miei confronti che ho iniziato a temere che sapesse cosa ho fatto a Modi. Ma so che non può avermi visto nessuno. È già abbastanza grave che incolpi mio padre e ora sono a casa sua. Se so cos'è giusto per me e credo di saperlo, sarà meglio tenersi alla larga. Beh, la nostra presenza qui, ragazzi, non è... molto ben vista. Da diversi personaggi e per diversi motivi. Bene, eccomi. Lui dov'è? Lui? Oh, proprio lì, padre di tutti, signore. Ok. Ah, questo l'avevamo visto. Capo, quanto tempo. Qual è il problema? Nessun problema se l'obiettivo sono trappole mortali instabili. Ho approvato questi progetti personalmente e parecchio tempo fa, aggiungerei. Ti sei svegliato con la voglia di rompermi le palle? Ah. Chi è il ragazzo? Un ladruncolo in erba? Sai cosa, Durlin? Puzzi di idromele da 4 soldi, senz'altro la tua caratteristica migliore. Ora ascoltatemi. È la vostra intera economia che vi parla. Voglio dirvi che ho fiducia in voi. Ho fiducia che possiate consegnarmi queste macchine come promesso, rispettando tempi e costi e, ovviamente, in sicurezza. I nani non mi hanno mai deluso e non cominceranno oggi, giusto? Bene. Ok. A cosa serviranno mai ste cose, ragazzi? Ok, ragazzo, ora puoi tirare il piano. Quando sei pronto per lavorare e avere quelle risposte, vieni nel mio studio in fondo al corridoio. D'accordo. Oh, e cambiati pure i vestiti.
possiamo cambiarci perché siamo un po' zozzi effettivamente. Dopo tutte le cose terribili che ho sentito su Odino, non mi sarei mai aspettato che fosse così rispettoso nei miei confronti. Nella capanna, quando mi ha invitato ad Asgard e da quando sono arrivato qui, mi è sembrato sinceramente interessato a sapere chi sono e che cosa penso. So che non posso fidarmi troppo di lui, ma è bello avere qualcuno che ti ascolta. Mi sento più al sicuro con lui di quanto pensassi. Vediamo quali risposte ha per me. Ragazzi, Odino, lo abbiamo già detto, non fammi niente per niente, quindi se si è avvicinato a Atreus un motivo ci sarà e ovviamente sa come prenderlo. È comunque un ragazzo molto giovane, sa cosa fare per farsi apprezzare. Quindi ovviamente Atreus adesso la vede dal suo punto di vista. Io fino in fondo, ragazzi, non mi fiderei più di tanto. Però, che dobbiamo fare? Possiamo fare niente. Ci possiamo cambiare, però. Intanto, quello che mi chiedo è... cosa sarà successo a casa di Sindri, ragazzi? Uniforme degli Aesir, armatura creata dai fabbri di Asgard su misura per Loki. Fantastico. Magari mi sta bene. C'è sicuramente meno fango. Arco degli Aesir. Wow. Le abilità dell'arco, le evocazioni runiche hanno ricariche ridotte. Le frecce normali vengono scagliate a raffica, un arco degno di un principe di Asgard, adoro. Bene. E poi uccidere un nemico con una freccia runica ne ripristina immediatamente una. Spettacolo. Wow, non male. Sono tutte cose che ci fanno comodo, ovviamente. È il caso di metterle allora, vediamo un po'. Per quanto riguarda l'armatura, quindi ragazzi, metteremo l'uniforme degli Aesir. Mi sembra è praticamente uguale, fondamentalmente, però vabbè. Per quanto riguarda gli accessori, direi che cambierò questa, ragazzi, con ricarica runica, appunto quella che abbiamo appena raccolto. Forse i colori sono diversi. Comunque, per quanto riguarda l'arco, ragazzi, non ci resta. Ok, ragazzi, ok. Quindi questo qua è l'arco. Quindi adesso penso che possiamo a sto punto andare direttamente a parlare con Odino, ragazzi. Ci ha detto di andare quando saremmo stati pronti, ma a meno che non fuoriescono altre intromissioni. Andiamo allora. Wow! Loki, giusto? Apprezzo l'ironia di tutto questo, davvero. Questa stanza era sua, lo sai? Di chi? Di mio fratello. Tuo fratello? Chi? Modi. Ah, tuo fratello. Davvero? Io non ne avevo idea. Uh-huh. E ora è tua. Goditela. Trud Thorsdottir. Rilassati. Non è un'eredità pesante da raccogliere. Stiamo meglio senza di lui, Loki. Credimi. Ah. Vieni con me. Non dimenticare la spada. Qualcuno poi lo riparerà. Ok. È andata meglio di quanto pensassi, in effetti. Dunque, per fortuna. Che tipo di spada è? È nuova. È unica. Me la diede mio padre per addestrarmi come Valchiria. Ti addestri come Valchiria? Hai tempo per parlarne? Stavo giusto andando alla grande sala. Ma se devi andare a lavorare, lo studio del nonno è in fondo a quelle scale. Sì, ragazzi, ovviamente sapete benissimo che purtroppo non ho tempo per le questioni secondarie, quindi direi che ci dirigeremo direttamente da Odino in questo caso. Però è stato veramente un immenso piacere conoscerti, Trud, grazie. Va bene, quando torni vieni a salutarmi. Sicuramente, contaci. Ci Andiamo. Vediamo dopo. Ciao. Sì, ho capito. Sì. Beh, non lo vedi che sto annuendo e dicendo sì, ho capito? Io. Ah. Sì.
Sì, va bene. Mm-hmm. Ma lo vedi? Sei tu che non mi fai parlare. No, Ugin. Io non mi devo pulire le orecchie. Sei tu che dovresti smetterla di gracchiare e accettare la risposta che tu sai ti sto per dare. Io stavo solo dando un'occhiata. A quel vecchiume? Quello ce l'ho da... Chi si ricorda? Hai un nome? Ingrid. Davvero? Sì, perché no? Prendila, se ti piace così tanto. What? Evviva! Sul serio? Un piccolo extra per il lavoro. Grazie, grazie davvero. E dicono che io sarei cattivo. Avanti, andiamo. Non c'è di che. Che figata! Abbiamo una nuova arma, ragazzi. Nello studio di Odino ho trovato una spada magica. Dice che il suo nome è Ingrid e che posso portarla con me finché rimarrò qui. Sembra davvero felice di uscire e di vedere un po' di azione. Non sapevo che le spade si annoiassero, mi chiedo da dove venga. Che interessante, ragazzi. Per quanto riguarda Trud, aspettate. Volevo vedere cosa dice. Sapevo che Magni e Modi avevano una sorella, ma me ne ero dimenticato finché non mi sono ritrovato la sua spada puntata in faccia. Fortunatamente non è come loro. Il modo in cui parla di Modi e di come stia meglio senza di lui mi fa capire come deve essere stato crescere con un prepotente del genere. Eppure è strano dormire nella sua stanza. Trud sembra fantastica e spero di poterla conoscere meglio. Credo che ci siano persone buone anche tra gli dei Aesir. Ma probabilmente ci sono. Questo non lo abbiamo mai negato. Bisogna vedere chi sono e poi come regolarci di conseguenza, ragazzi. Mi hanno frainteso tutti. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando mai? Sai cosa mi interessa? Le risposte. Come a te. Sai, per i mortali è facile. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi, le domande? Perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No! Siamo molto di più. E ho qualcosa che lo dimostra. Che cos'è? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, vero? Io sento... Non lo è. Conoscenza. Verità. Tutta la verità. Tutte le risposte. Possiamo scoprire perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok per sempre e forse salvare coloro che amiamo. Come? Ero un giovane dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un vicolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Hai visto? Possiede la stessa energia mistica. Ha aperto una crepa. Non possiamo guardare dentro. Non è consigliabile. A che serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra? Non sono parole dei Nove Regni. Smolder... Obsidian Ispita. Dalla Terra Ardente. E scintille di ossidiana e un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? Se questo è un indizio, so cosa significa. E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre. O ciò in cui credi. Andiamo! Hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro. Tiriamole fuori! Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto,
Che devo fare? Thor! Vieni qua giù! Padre di tutti. La vuoi smettere? Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone, vedi dove ti Davvero? Porta. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. E tu? Sii gentile con lui, hai capito? Davvero? No! Andiamo in missione con Thor, ragazzi! Wow! Muspelheim. Il resto della maschera è qui. Salto nel fuoco. Il padre di tutti ci ha mollato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Ok. Quindi stiamo cercando il resto della maschera, ragazzi. Odino non sapeva tradurre la scritta sulla maschera, quindi aveva bisogno di Atreus, delle sue capacità. Quindi già scoperto un qualcosa in più. Perché? Perché vuole scoprire questa... Non so se è un'altra, si può definire un'altra dimensione o che diavolo è. Dove c'è la verità, la conoscenza, e ha usato, ragazzi, anche parole specifiche, anche la possibilità di salvare chi amiamo. Mica scemo. Usa bene i suoi trucchi, se li vogliamo chiamare così. È stata aggiunta un'annotazione riguardo Thor, ero curiosa. Non ho mai sentito storie riguardanti le avventure di Loki e Thor. Questa potrebbe essere la parte più strana di tutto il viaggio. Thor non sembra essere contento di questo, né di qualsiasi altra cosa. Ma è ciò che vuole Odino, ciò che significa che Thor lo farà. Anche se preferirebbe farmi a pezzi con il suo martello. Spero di poterlo inquadrare meglio mentre sono qui. Quindi, dove andiamo? E che cazzo ne so? Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora fallo. Premi per equipaggiarti con la maschera. Guida della maschera. La maschera è in armonia con l'obiettivo di Atreus ed emette luce quando è sulla giusta strada. Ok, quindi è una mezza specie di bussola di Jack Sparrow, diciamo così, che ti indica dove andare in pratica. Interessante comunque, cioè inaspettatissimo il fatto, ragazzi, che siamo qui con Thor. Veramente, cioè, sta avventura sta prendendo pieghe che mai mi sarei immaginata, ragazzi, in effetti. Strano. Oh. Beh, intanto oltrepassiamo questa roccia. Ok, la sposti tu? Per farla... Con quelle braccia. Ma ti sei pesata stamattina, finte chile. In effetti non avrebbe potuto spostarla. Sì, ehi! Vediamo cosa sanno fare Loki e quello stuzzicadelli. Ma agisce per conto suo, ma che figata! Adoro! Premi quadrato per dirigere gli attacchi di Ingrid. Tieni premuto per una raffica di pendenti. Che spettacolo! Bellissimo, ragazzi! Davvero bellissimo! Fantastico! Cioè abbiamo una seconda arma a disposizione, ragazzi! Bom 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 bom! Meraviglioso tutto ciò, veramente! Aia! Vai, colpisci, colpisci Ingrid, vai! Ovviamente ha un tempo di ricarica la sua abilità, ma è fantastica questa cosa. Veramente fantastica, ragazzi. Ora dove dovremmo andare? Ora controllo. Adoro, meraviglioso. Aspetta, aspetta un attimo che raccolgo questa, scusami, io ne ho bisogno, a differenza tua. Di qua? Sì. Lassù. C'è una sporgenza che potremmo raggiungere. Se solo... Lento! Ehi! Non puoi afferrare le persone così! Beh, cos'altro dovevo fare? Lanciarti? Bellissimo! Oi! Cioè, sta spada, ragazzi, minchia, picchia fortissimo. Spettacularis, fantastico. Vado. Iii.
mossa più forte di Ingrid ci mette parecchio tempo a ricaricarsi, quindi è bene utilizzarla principalmente in situazioni di estremo bisogno, quindi di non sprecarla come ho fatto io prima. Ecco qua, non è finita a quanto pare. Attenzione, becca di questa. E vai. Sai, ho riscosso il debito di sangue con tuo padre per ciò che è successo ai miei figli. Ma il tuo no. Non ancora. Che vuoi dire? Ne riparleremo. Il padre di tutti sta aspettando. Che cosa significherebbe? Maschera. Sì, un attimo tesoro, che qui c'è un forziere che deve essere aperto. Vai. Perfetto, legname, pietra legno, pezzi d'argent. Non so cosa intendesse il debito, sangue, di sangue, bla 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 bla. Vabbè. Direi di procedere. Secondo me è di qua che dobbiamo andare. La maschera però non sta brillando, quindi passiamo comunque. Quindi no, non è di qua che devo andare, ma posso raccogliere qualcosina. Beh, non è questa la strada. Questo ci era già chiaro, Atreus. Però raccogliamo quello che possiamo raccogliere. Ovviamente la corda adesso non può essere sbloccata per qualche motivo. È una specie di incudi. Minchia, raga, che figata tutto ciò. Bellissimo. Sempre tutto bellissimo. Cioè la caratterizzazione dei posti. Proseguiamo. Forza. È veramente pazzesca. Di qualsiasi posto. È di qua che dobbiamo andare. Dovrei buttare giù queste rocce e questa roba qua, se non ti dispiace. Dobbiamo proseguire tra quelle rocce. Sì. Ehi, potresti... Arriva? Con che flemma. Sì, esatto. Immagina come può ridurre le ossa. Cioè, non le riduce, le polverizza direttamente, suppongo, quindi... Vuoi parlare di pagamenti di sangue? Che mi dici dei giganti che tu hai ucciso? Erano la mia famiglia. Amur, Rungnir, anche loro erano dei tuoi. I giganti erano la piaga dei nove regni. E ho gioito per ciascuna delle loro morti. Senti, cambiamo argomento, ok? Sai, quando sono stato qui con mio padre abbiamo superato tutte le sfide di Surtur. Pensi che tu... Non provocarmi. Assolutamente no. Atreus, direi che è il caso di non esagerare, in effetti. Questo non possiamo fargli niente, perlomeno non per adesso, ragazzi. Non adesso. Quindi andiamo avanti, va. Procediamo e non provochiamo Thor. Io ci arrivo lo stesso? Sì. Aspetta un attimo. Pezzi d'agio, anche se pochi. Pezzi d'agio, anche se pochi. Io passo di qua, So che tu farei molto più in fretta, ma... Prendo la strada lunga. Forse è meglio. Comunque... incredibile. La piega. Che sta prendendo la storia. Ascolta, Modi aveva qualche problema, ma era mio figlio. L'unico motivo per cui non dispiaccio è quel pezzo di legno rotto. Senti, chiaramente nessuno dei due può svolgere questa missione da solo. E voglio stupire il padre di tutti tanto quanto te. Non devo piacerti, ma dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Giusto un po'. Fidarci. Wow. Wow. Beh, ma giustamente. Cioè, aveva qualche problema, ma era comunque mio figlio. Cioè, lo stesso identico. La stessa identica situazione di. Il complesso non male, ma non abbastanza aggressivo. Di Freya con Baldur, ragazzi. Oddio. Ti sto dando fiducia. Ok. Ehi, ehi, ehi. Come si muove veloce sto maledetto. Wow. Ecco qua. Stordiamolo, stordiamolo. Vai. E vai. Fuori un altro. Bello. Dove vai? Via. Ecco,
fatto, fuori un altro. Uee! Ok. Ok, e la maschera dove dice di andare? Adesso vediamo, amico, un attimo che apriamo i vasetti qui intorno. Resti di bestia, giamma vitale. Questo si distrugge. Ehi, ragazzo, qua non c'è niente. Porta? Lo so. Minchia, parecchio impaziente Thor. Un attimo, vediamo subito dove ci porta la maschera. È di qua, come immaginavo. Vediamo, È giusto? La maschera indica questa direzione. Dobbiamo provare a scendere. Certamente. E comunque non ti provocavo. Le sfide sono divertenti. Non ti diverti mai? Sei molto diverso da tua figlia. Lei sembrava... Ehi, vieni a vedere. Ok, arrivo. Forse è meglio non parlare dell'altra figlia. Forse, dico forse. Thor, ma che... Ehi, l'altare di Surtur. Non sei morto lì, vero? No. Piana rovente. Perfetto. Ok ragazzi, allora io direi che per oggi ci possiamo fermare qui, continuare quindi questa incredibile esplorazione completamente inaspettata con Thor la prossima volta, perché Odino e a quanto pare sono veramente tanti anni che sta cercando di scoprire cosa ci sia in questa specie di spiraglio, ragazzi, che si è aperto, in cui anche Atreus ha percepito verità, conoscenza, bla bla bla. Quindi Odino ha messo la scusa del vedi siamo curiosi tutti e due, allora aiutami a scoprire cosa c'è qua dentro, così magari possiamo anche scoprire come salvare coloro che amiamo. Odino, ragazzi, non è uno stupido, assolutamente, se no non sarebbe il padre di tutti, e tutti gli obbediscono, ragazzi, anche Thor ovviamente, che è stato principalmente costretto ad accompagnarci in questa piccola spedizione per trovare l'altra parte della maschera, e a Odino serviva la conoscenza di Atreus per decifrare la scritta sulla maschera stessa, quindi si stanno incastrando piano piano vari pezzi del perché quindi Odino volesse l'aiuto di Atreus, ma poi dovrà essere anche Odino a rispondere ad alcune delle domande che vorrà porgli Atreus stesso, quindi cioè raga è molto bella la situazione secondo me, e tra l'altro molto inaspettata, e io non oso immaginare, ragazzi, cioè quando Kratos e gli altri scopriranno dove siamo stati, cosa abbiamo fatto, perché non penso che potremo adesso restare qui in eterno, anche perché non avrebbe senso, quindi non oso immaginare cosa potrà succedere. Ma poi questo gioco, ragazzi, è talmente ricco di sorprese, di colpi di scena, che veramente posso aspettarmi completamente l'inaspettabile, nel senso che potrebbe succedere qualsiasi cosa anche adesso che siamo ad Asgard. Mi sono molto impaziente, veramente molto impaziente di continuarlo, vedere cosa succederà. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e obdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!